ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Finalmente qualcosa si è accesa. Belli miei, ci droppiamo direttamente dal bus della battaglia. Un video mattutino super uncut, quindi andrò a modificare zero, praticamente nulla, perché voglio riportarvi questa notizia super succosa. Anticipando quella che sarà la nuova stagione del capitolo 5, arriveremo alla terza stagione, capitolo 5, attenzione, guardando un pochettino quello che abbiamo quest'oggi di fronte ai nostri occhi, sì, è accaduta qualcosina. Ragazzi, ho paura, ho già paura. Perché la statua di Ares in questo esatto momento risulta essere attiva. Quindi procedendo dal nostro caro e amatissimo campo di battaglia, percorrendo poi il ponte che porta al Monte Olimpo, guardate che cosa troviamo. Zeus risulterebbe in questo momento parecchio arrabbiato. Allora, che cosa sta accadendo? Abbiamo una tempesta, quindi una tempesta in corso, sì. Si andrà ad evolvere ancora di più e dopodiché, non so se precisamente in questo luogo, dovrebbe esserci anche una tempesta di sabbia, quindi una vera e propria sandstorm. Potete ben capire che come la scorsa season che ha portato la mano del titano assieme al vaso di Pandora, anche in questo caso, per tiserare e quindi creare dell'hype con quella che sarà la nuova season in arrivo a tema post-apocalittico, ragazzi miei, stanno cercando di far vivere ai player questi mini live event. Per il momento abbiamo, come già detto, Ares attivo. Ci sarà un'animazione di lui stesso che andrà ad innalzare questa mega spada. Purtroppo però non conosciamo gli orari precisi di questi avvenimenti in game. E sì, questo è un mini spoiler. Guardate che cosa accadrà alla statua presente sul Monte Olimpo. Ragazzi, non ci resta che aspettare e guardare il tutto in live, quindi sì, mi troverete in live bots, anche perché oggi, attenzione, ci sarà un aggiornamento in gioco. Non credo che andranno ad implementare tantissime cose, anche perché dovrebbero fissare più che altro bug e quant'altro. Ma comunque sia, per chi non lo sapesse, non meravigliatevi neppure se troverete i server offline in mattinata. Almeno conoscete il motivo. Io vorrei farvi vedere anche la tempesta in gioco, quella di sabbia, attenzione. Però magari apriamo un solo screen, dai. Un solo screen. Ok. Ok. Ragazzi, facciamo due? Vediamo. Va bene, basta così. Comunque sia, orari di attivazione della statua: ore 16, ieri pomeriggio, e ore 17, con le nuvole che sono diventate più scure emettendo fulmini più frequentemente. Quindi, sì, si prospetta una bella giornata. Io vi aspetto in live per scoprire assieme che cosa accadrà qui sul Monte Olimpo. Mi raccomando, condividete quest'info con tutti i vostri amici. E per chi non lo sapesse, belli miei, tale stagione termina il 24 maggio alle ore 8 del mattino. Quindi spero che ci saranno 10 giorni belli succosi, ragazzi miei, e pieni di content. A più tardi, ragazzotti, e come al solito un bel... Yeah, brother!